Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa. L'obiettivo è quello di parlare di quello che si chiama il tidyverse. Il tidyverse è una collezione di diversi package R che permettono di fare tante operazioni in maniera semplice sui dati. Tutti i package che fanno parte del Tidyverse hanno la comune caratteristica di avere una filosofia di progettazione, quindi di uso, di semantica delle variabili, di grammatica base del loro uso e di strutture dati comune. Quindi, una volta che abbiamo imparato come funziona una parte del Tidyverse, riusciamo ad applicare i concetti in maniera relativamente facile anche ad altre porzioni. All'interno del Tidyverse sono contenuti tanti package, alcuni core e altri che invece devono essere poi importati esplicitamente utilizzando library. Quindi, quando io faccio un library Tidyverse, automaticamente questi package che vediamo elencati qua sono importati. Quindi abbiamo Dplyr che permette di manipolare dei dati, Tidyr che permette di andare a ripulire, fare quello che si chiama il tiding dei dati, Reader che permette di andare a leggere delle strutture dati da file, Stringer e Forecast che permettono di manipolare stringhe e dei fattori, Tibble che è un package che definisce una evoluzione dei data frame, Porer che permette di andare a fare della programmazione funzionale e ggplot2 che permette di sviluppare dei grafici in maniera declarativa, che sarà poi argomento di future lezioni. Per il momento noi ci concentriamo sui primi package che sono quelli che permettono di fare le operazioni di base. Prima di tutto iniziamo a parlare di pipe. Che cosa sono le pipe? Sono uno strumento che ci consente di scrivere in maniera molto più sintetica chiamate a tante funzioni. Il problema che risolvono le pipe è quando io ho una ricetta che permette di elaborare i dati che è fatta di tanti passaggi uno dopo l'altro. Quindi, non so, leggo il file, vado a modificare le colonne, le rinomino, le aggrego, eccetera. Quando ho tanti passaggi che costituiscono un'elaborazione di dati, quello che posso fare è salvare ogni passo intermedio come un nuovo oggetto. Oppure utilizzare sempre lo stesso nome, quindi sovrascrivere l'oggetto al passato del passo precedente, usare una composizione di funzioni, quindi chiamo una funzione e gli passo come parametro il risultato della chiamata all'altra, oppure utilizzo quelle che sono le pipe, che si trovano nella libreria che si chiama Magritter. Giusto per intenderci, se immaginiamo di avere delle funzioni che rappresentano i passaggi di una ricetta di cucina, il primo passaggio che parte dagli ingredienti e che li mescola produce quello che è un mixed. Dopodiché, verso gli ingredienti mescolati in una forma per la cottura, metto la forma nel forno, lo cuocio per 30 minuti. Lo affetto in 8 parti e dopodiché ne mangio una. Posso salvare ogni passaggio di elaborazione in una variabile diversa oppure sovrascrivere sempre lo stesso oggetto con i nuovi passaggi. Ovviamente questo è pesante perché devo andare a definire una serie di passaggi intermedi che possono richiedere di trovarmi dei nomi oppure uso la stessa variabile, ma a questo punto mi perdo i passaggi precedenti. Un'altra possibilità è di fare la composizione di funzioni, quindi l'ultima funzione it riceve come parametro il risultato di quella precedente che è slice, oltre al parametro 1 che mi dà il numero di fette che mangio e via di questo passo. Quarta possibilità, utilizzo le pipe, quindi utilizzo
quell'operatore per 100 maggiore per 100 che permette di andare a concatenare una serie di funzioni in maniera molto intuitiva. Quindi in questo caso io ho gli ingredienti che sono il punto di partenza e vengono dati in pasto alla funzione mix, il risultato è in pasto alla funzione pour, il risultato alla funzione put, il risultato alla funzione bake, poi slice e infine heat. Che cos'è l'operatore che noi utilizziamo per la pipe? È l'operatore che permette di passare l'operando di sinistra come primo parametro della funzione che segue. Quindi x pipe f di y equivale a chiamare f passando x come primo parametro e poi y. La pipe è molto utilizzata e esiste uno shortcut in RStudio che è Ctrl Shift M oppure Command Shift M che automaticamente inserisce la pipe. Quindi se pensiamo di partire da un insieme di numeri che sono in questo caso la sequenza di Fibonacci, io posso andare a calcolare la somma delle radici quadrate di questi numeri, eliminando eventuali elementi nulli, con una composizione di funzioni. Oppure posso utilizzare la pipe e dire che prendo i numeri, li passo alla radice quadrata e il risultato lo passo alla somma. Quindi è sostanzialmente una notazione che non aggiunge nulla di nuovo se non una sintassi più lineare e più semplice da leggere e da comprendere. Esiste anche legato all'operatore di pipe il placeholder punto che sostanzialmente rappresenta il primo elemento, quindi il primo operando di sinistra di una pipe. Per cui se io voglio scrivere la selezione di dei numeri maggiori di 5 oppure uguali a 1, lo posso scrivere in questo modo, come lo vediamo scritto nella prima espressione R, oppure utilizzando le pipe, andando a passare il numero alla pipe e poi utilizzando il punto che sostanzialmente viene rimpiazzato da numbers, quindi punto quadre punto maggiore di 5 oppure punto uguale a 1. Questo mi permette di andare ad avere una scrittura decisamente più compatta. Esiste poi l'operatore per 100 dollaro per 100 che è l'operatore di esposizione e che sostanzialmente opera un po' come la funzione with, ovvero rende immediatamente disponibili le componenti, le variabili definite dentro un data frame per l'utilizzo senza dover prefissare queste variabili con logaritmo dollaro, quindi il nome del data frame, dollaro la variabile. Quindi invece di fare with logaritm, ad esempio correlazione x e y, posso scrivere logaritm per 100 dollaro per 100, correlazione x, y. È una scrittura di nuovo analoga, ma decisamente più compatta. Io posso utilizzare queste funzioni di pipe in generale in tutte le mie espressioni R, andando a scrivere un qualcosa che è decisamente più compatto e più leggibile. Veniamo al vero punto di forza del nostro libreria o collezione di librerie Tidyverse, che è l'operazione di wrangling. Per wrangling si intende quella serie di operazioni che permettono di andare a ottenere i dati in una forma tale che poi possa essere analizzata e visualizzata. Per cui quando io ho dei dati devo innanzitutto importarli, quindi leggerli da disco oppure da rete se ho i dati che sono disponibili in un URL, ripulirli, quindi metterli in ordine, fare quell'operazione che si chiama di tidy, e infine di trasformazione, in cui vado a aggregare, sommarizzare, riordinare, calcolare colonne derivate, eccetera. Dopodiché posso procedere all'analisi e visualizzazione vera e propria dei miei dati. Attenzione
attenzione, il wrangling non serve soltanto per la visualizzazione, ma serve per qualsiasi operazione di analisi io faccio. Quindi se state facendo un lavoro di data analytics, il wrangling di nuovo è un'operazione, una serie di passaggi che dovete fare comunque. Quindi questi strumenti sono utili non soltanto per la visualizzazione, ma per un'analisi dei dati in generale. Quando parliamo di wrangling, normalmente facciamo riferimento a quelle che sono le dati tabulari. Quindi abbiamo delle tabelle che sono organizzate in righe. Ogni riga contiene informazioni su qualche elemento, qualche informazione. Le colonne contengono normalmente dei dati omogenei delle celle. Okay? E quindi la posizione di una cella all'interno di una riga, in corrispondenza di una certa colonna, mi descrive la proprietà di quell'item. E il primo elemento della nostra tabella contiene quelli che sono i titoli, gli headers della nostra tabella. Per cui, come andiamo a memorizzare i dati tabulari in R? Innanzitutto come data frame, ma all'interno del nostro tidyverse i dati vengono memorizzati utilizzando una struttura dati che è leggermente diversa, che è una derivazione di data frame, che si chiama tibble, che è utilizzata in tutti come risultato di buona parte delle operazioni che troviamo all'interno del nostro tidyverse. Quali sono i vantaggi della tibble? È che sostanzialmente nella stampa dà dei risultati un po' migliori, per cui non stampa tutto il data frame, specie se abbiamo dei data frame enormi di migliaia di righe, ma stampa soltanto le prime 10 righe, e nella stampa sotto il nome delle colonne stampa anche il tipo, quindi è un pochettino più leggibile. Un altro aspetto è che si comporta in maniera un po' più uniforme, per cui quando utilizzo l'operazione di subsetting, quindi quadre, quando applico questo operatore a un tibble, automaticamente ottengo un'altra tibble, quindi ottengo un sottoinsieme. In alcuni casi invece, quando lo applico a un data frame, mi restituisce un altro data frame oppure un vettore. Quindi non c'è, nel caso di data frame, un'omogeneità nel tipo di risultato quando applico questo operatore, che invece è presente quando utilizzo una tibble. Iniziamo a capire come possiamo importare dati. Usiamo le funzioni che sono definite nel package reader, che è automaticamente importato quando io faccio un library tidyverse, che permettono di andare a leggere dei dati in formato rettangolare, quindi dati in formato CSV, in formato separato da tabulazioni, con un'organizzazione a larghezze fisse. Oppure leggendo un file di log, ad esempio generato da un web server. Noi per il momento ci concentriamo sulla lettura di file di tipo CSV. Allora, CSV sta per comma separated value, ovvero è una rappresentazione testuale di dati tabulari in cui ogni riga contiene un record, le righe sono separate da caratteri a capo. All'interno di un record, i vari elementi sono separati da delle virgole, da qui il nome del nostro CSV. Solitamente il primo record, la prima riga di un CSV, contiene gli headers, quindi le intestazioni, delle nostre colonne. Se io devo andare a inserire dei contenuti complicati, posso racchiuderli tra doppi apici. Quindi il doppio apice è un delimitatore di stringa, per cui ad esempio se io ho un contenuto di una cella che contiene una virgola, lo devo racchiudere tra doppi apici in modo che quella virgola non venga interpretata come un separatore. Come faccio a rappresentare il doppio apice come carattere a sé stante, no? Quindi non come delimitatore, in CSV io semplicemente lo raddoppio. Quindi il double double quote, è utilizzato per andare a rappresentare all'interno di una stringa quotata il singolo carattere. Quindi quando lo metto doppio, in realtà viene interpretato come un singolo carattere, invece che come separatore. Per cui se prendiamo una tabella, come quella che vediamo nella parte superiore di queste slide, qui abbiamo quattro colonne, ID, surname, name and animal.
e 4 righe, possiamo rappresentare questa tabella con il contenuto di un file CSV, che è quello che vediamo rappresentato sotto. Quindi la prima riga contiene ID, surname, name e animal, e poi abbiamo le varie righe in cui in ogni riga abbiamo le varie celle separate da una virgola. Come faccio a leggere un CSV? Abbiamo detto che c'è una funzione che si chiama read.csv, il cui primo parametro ovviamente è il path del file da leggere. Read.csv consente anche di passare non il path di un file, ma direttamente una stringa che contiene il contenuto, oppure invece di un path, l'URL di un file che è accessibile in rete. Ci sono poi una serie di altri parametri, ad esempio skip, che consente di saltare una serie di righe. Immaginate che ci siano delle righe inutili nel file, io le posso saltare. Call name, che sostanzialmente mi dice se la prima riga contiene i nomi delle colonne oppure no, che è insomma, quello che normalmente avviene nei file CSV, ma nel caso non ci fossero i nomi, ma ci fossero direttamente i dati, io posso evitare di saltare la prima riga, di interpretarla come dato e non come titoli. Posso mettere un parametro che si chiama comment, che mi dà il nome di un, ovvero il carattere che viene utilizzato per iniziare una riga di commenti, e NA, che mi dice quali specifici stringhe possono essere considerate o verranno considerate nella lettura come NA. Quindi, normalmente se io ho una cella vuota, quindi ho virgola seguito immediatamente da virgola, quello viene considerato come un NA, un valore mancante. Ma potrei anche avere altri caratteri, altre stringhe che vengono automaticamente considerate come NA. Ad esempio, la stringa NA potrebbe essere considerata come stringa particolare e codificata come il valore di NA. Rispetto alla funzione read.csv, che è già definita nel package di base di R, read_csv è decisamente più veloce, un ordine di grandezza, e soprattutto non dipende dalle impostazioni del sistema operativo. Per cui, se il sistema operativo è settato in italiano, non andrà a leggere i punti e virgola, ma leggerà un CSV standard, come è previsto dalla definizione ufficiale del formato. Per cui, se io chiamo read.csv del CSV che abbiamo visto prima, il risultato è un tuple. Abbiamo detto che non abbiamo un data frame, abbiamo un tuple che in pratica è un data frame un po' evoluto, che contiene i dati della tabella che abbiamo visto prima. Una volta che noi abbiamo un data frame o un tuple, possiamo tranquillamente andare a operare su i dati. Alcune volte nella lettura i dati che vengono così, indovinati da read.csv non sono quelli corretti. Normalmente read.csv legge le prime 1.000 righe di un file e da lì va a dedurre quelli che sono i tipi di dato. Non sempre i tipi dedotti dalla funzione read.csv sono quelli corretti, per cui io posso andare a definire esplicitamente quelli che sono i tipi, per cui ad esempio se la colonna ID voglio che venga memorizzata come un integer e non come un number, e animal venga interpretato come un fattore, posso andare a dichiarare call type, che è un altro parametro di read.csv, e poi utilizzare la funzione calls, a cui passo una serie di coppie, nome della colonna uguale il tipo. E i tipi vengono definiti con queste funzioni call qualcosa, quindi ad esempio call integer o call factor, che mi dicono che la colonna che avrà quel nome deve essere interpretata come un integer piuttosto che un fattore. Questo mi consente di andare a leggere in maniera corretta un file CSV. In generale è buona norma, se immaginiamo di avere delle analisi che vengono ripetute più volte, di andare a definire esplicitamente i tipi di tutte le colonne, in modo che siamo sicuri che i tipi vengano letti correttamente. Una volta che abbiamo letto i dati, dobbiamo andare a diciamo, organizzarli in una maniera pulita.
L'approccio che si chiama tidy data è un approccio definito da Hadley Wickham, che è uno dei principali sviluppatori di questa serie di package, e prevede di organizzare i dati in una maniera ben strutturata. Le regole molto semplici sono: ogni variabile è in una colonna distinta. Ogni osservazione, quindi il punto d'osservazione che io voglio avere, quindi i dati di una persona, di un paese, un campionamento, eccetera, ogni osservazione si trova in una riga separata. E ogni valore è memorizzato in una cella distinta, quindi non ho valori che sono mescolati assieme in più celle. Queste sono tre regole molto molto semplici che sono relativamente facili da capire e consentono di andare ad avere delle strutture dati, dei data frame o dei tibble che sono più facili da capire se io li guardo, rendono la manipolazione di dati più semplice e consentono un approccio uniforme, utile da applicare, facile da capire e soprattutto permettono di andare a sfruttare al meglio le caratteristiche di operazioni vettoriali, che sono uno dei punti di forza di R. Prendiamo una serie di esempi di tabelle. Allora, questa è una tabella in cui abbiamo quattro colonne, sei righe, oltre alla riga di intestazione, in cui abbiamo delle osservazioni, ogni osservazione corrisponde ai dati di un paese in un certo anno, e poi abbiamo i casi e le popolazioni, e la popolazione di quel paese in quell'anno. Lo stesso insieme di dati io lo posso andare a rappresentare anche in maniera diversa, per cui ad esempio lo potrei rappresentare in questo modo. Ok? Quindi, dato un paese, io ho in una riga il numero di casi e in un'altra riga la popolazione per lo stesso anno, 99, e poi un'altra coppia di righe per i casi e le popolazioni nel 2000 e via di questo passo. Okay? Ovviamente la tabella è molto più lunga di quella precedente, per cui non ci sta nella slide, ma è facile intuire come sono le ultime righe. Stessi dati io li posso rappresentare ad esempio in quest'altro modo. Posso andare a raggruppare i casi e le popolazioni in un'unica cella, che è quella che vediamo qua, che è stata chiamata in una colonna che si chiama rate, in cui ho i casi, il simbolo di diviso e poi la popolazione. Altro modo di rappresentare i dati. Volendo, io posso prendere i miei dati e andarli a suddividere in due tabelle, una che contiene ad esempio i dati sui casi e l'altra che contiene i dati sulle popolazioni, come in questo caso. Quindi tabelle 4A e 4B contengono una i dati sui casi, l'altra i dati sulle popolazioni, per i 2 anni 99 e 2000. Ora, domanda. Quali di queste tabelle sono tidy, ovvero rispettano quei tre principi che abbiamo detto prima? Ogni variabile di interesse è memorizzata in una colonna a sé stante. Ogni osservazione è rappresentata in una colonna separata e ogni cella contiene un unico valore. Se andiamo indietro, qui ovviamente abbiamo, se prendiamo la prima tabella, abbiamo una variabile che corrisponde alla popolazione che non è in un'unica colonna, è suddivisa su due colonne, una per ciascun anno. Quindi queste tabelle non sono tidy. In questo caso abbiamo nella colonna rate, due informazioni, i casi e la popolazione. Quindi non abbiamo all'interno di una cella un unico valore. Quindi di nuovo questo dato, questo tipo di rappresentazione non è tidy. Altro caso,
abbiamo nella colonna count sia i casi che le popolazioni. Quindi la stessa colonna sostanzialmente include sia la variabile sia la variabile caso che la variabile popolazione. Quindi anche questo non è una rappresentazione Itali, mentre invece l'unica che lo è la prima. Okay? Che se volete è anche quella un po' più semplice, più intuitiva, più facile da capire. Quindi l'idea è, abbiamo i dati che non sempre sono rappresentati in questo modo. Perché? Perché magari sono stati prodotti per un certo tipo di analisi, magari il modo in cui i dati sono stati generati ci ha portato ad averli memorizzati in un altro modo. Quindi l'idea è, una volta che ho letto i dati, con ReadCSV ad esempio, di andare a formattare i miei dati in modo che corrispondano a questo semplice principio. Le funzioni che possiamo utilizzare per andare a riformattare i dati sono queste. Pivolonga sostanzialmente prende più colonne e le fonde assieme, mettendole una dopo l'altra. Quindi sostanzialmente allunga il dataset. E questo risolve sostanzialmente il problema causato dal fatto che una variabile non sia in un'unica colonna, ma sia sparsa su più colonne. Pivotwider fa l'operazione, diciamo, complementare, per cui prende più righe che corrispondono alla stessa osservazione e le fonde assieme, andando sostanzialmente ad allargare il dataset. Quindi sostanzialmente risolve il problema di più osservazioni che non sono su un'unica riga, ma sono sparse su più righe. Poi abbiamo separate che è in grado di prendere una colonna e suddividere i valori in più colonne. Questo risolve il problema dato dalla fusione di più variabili all'interno di una stessa colonna. L'opposto del separate dato da Unite nel caso in cui una variabile sia spezzettata su più colonne che poi possono essere fuse assieme. Quando abbiamo a che fare con Pivotlonger, prendiamo più colonne, ad esempio nella tabella 4 abbiamo le colonne 99 e 2000 che non sono variabili, ma contengono i valori di una stessa variabile che è sostanzialmente quella dei casi. L'idea è di metterle assieme in modo che tutti i valori corrispondenti alla variabile casi siano su un'unica colonna. E ovviamente bisogna aggiungere un'altra colonna che contenga l'anno, che corrisponde sostanzialmente a in quale colonna si trova il dato. Per cui con il Pivotlonger vado a selezionare le colonne con cols uguale i nomi delle colonne che voglio andare a fondere, dove vado a mettere sostanzialmente il riferimento di queste colonne, quindi l'anno, e come si chiama la colonna in cui vado a mettere i valori che sono contenuti in queste due colonne. E quindi ottengo questo nuovo dataset in cui le colonne year e cases contengono due variabili, invece di avere due colonne 99 e 2000 che contengono sostanzialmente gli stessi valori e la variabile anno è sostanzialmente non rappresentata esplicitamente. L'altro caso è dato da Pivotwider, in cui quando ci ritroviamo i valori che corrispondono a una stessa osservazione divisi su più righe, vogliamo andarli a mettere tutti assieme sulla stessa riga. Per cui in questo caso ci troviamo i dati relativi all'anno 99, sia dei casi che delle popolazioni, messi, che fanno parte dello stesso osservazione, su due righe diverse. Quindi l'idea è che noi vorremmo andare a fondere queste due righe, ovviamente tenendo i dati in comune, quindi il nome e l'anno, e andando a disporre il conteggio e la popolazione, quindi i casi e la popolazione su due colonne diverse, quindi andando ad allargare. Questo lo facciamo con Pivotwider, che ovviamente prende la tabella 2, dice di prendere i nomi delle colonne dalla colonna tipo e di andare a prendere i valori dalla colonna count. Quindi tutti i possibili valori della colonna tipo, che in questo caso sono cases e population, diventano nuove colonne, e i corrispondenti valori della colonna count vengono messi
nelle rispettive nuove colonne, ottenendo quindi a questo punto un nuovo dataset che corrisponde ai criteri di tidy data. Abbiamo poi separate che prende dati come questi che in una stessa cella racchiudono due variabili distinte, qui abbiamo sia i casi che la popolazione, e li suddivide. Quindi separate prende una colonna, rate in questo caso, e la suddivide in due nuove colonne, cases e population. Come fa a suddividerli? Beh, sostanzialmente separate è abbastanza intelligente, quindi vede come sono fatte le celle di questa colonna, vede che si tratta di, come vedete qua, tutti i numeri con semplicemente un carattere non numerico che è presente e quindi deduce che quello è il separatore. Ovviamente lo possiamo anche esplicitare noi direttamente nella chiamata. Usa quel separatore per identificare le due componenti che vengono poi messe nelle due colonne che corrispondono per l'appunto a cases e population nell'ordine. Quindi il primo pezzo in cases e il secondo in population. Normalmente, trattandosi di una colonna di tipo stringa, i risultati sarebbero delle colonne di tipo stringa, a meno che non venga specificato convert uguale a true, come in questo caso, andando a forzare una conversione delle stringhe in valori corretti. Quindi sostanzialmente cerca di andare a inferire qual è il tipo corretto, in questo caso un intero, e quindi di conseguenza va a segnare il tipo di quella colonna o di quella variabile nella maniera corretta. Un altro aspetto che dobbiamo tenere in considerazione quando andiamo a trattare i dataset è la presenza di valori mancanti o l'assenza di valori mancanti. Quindi, quando ci sono dei valori mancanti, questi possono essere rappresentati in maniera esplicita mettendo degli NA. Ricordiamoci che NA è un valore previsto da R e che significa not available. Oppure i valori mancanti possono essere indicati dal fatto che manca proprio l'informazione, quindi ad esempio non c'è una riga nel nostro dataset. Quindi noi possiamo avere un caso di valori espliciti in cui la presenza di un NA indica un'assenza, oppure dei casi di valori mancanti impliciti in cui l'assenza indica la presenza di una mancanza. Quale tipo di rappresentazione è meglio, cioè se utilizzare degli NA esplicitamente oppure se non rappresentare i dati, beh, dipende dai dati specifici, dipende da come è fatto il dataset. In alcuni casi non posso mettere delle linee, in altri casi gli NA non hanno senso perché avrei magari una linea tutta di NA. Quindi di volta in volta è bene fare un ragionamento su come è più corretto andare a rappresentare i valori mancanti. Una volta lati dati riaggiustati in modo che siano formato tidy, possiamo andare a fare delle trasformazioni dei nostri dati, quindi fare una serie di elaborazioni che li aggiustano, li rendono più adatti alla visualizzazione e all'analisi successiva. Per fare la trasformazione all'interno di un package che si chiama dplyr troviamo queste funzioni che permettono di andare a selezionare alcune righe di un dataset in base delle condizioni, selezionare delle colonne, quindi in verticale, andando a dire quali colonne ci interessano, andare a creare nuove variabili o modificare delle variabili che esistono, ad aggregare più righe sintetizzando i valori con una certa funzione, oppure a riordinare le righe in base a qualche criterio. Ovviamente queste operazioni le posso fare o su tutto il dataset, oppure andando a raggruppare il dataset in base ai valori di una qualche variabile. Questi sei verbi principali che permettono la trasformazione hanno una interfaccia uniforme. Il primo parametro è sempre il dataframe e questo ci consente di utilizzarli facilmente con la pipe. I nomi delle colonne possono essere indicati senza
virgolette. Il risultato di queste operazioni di trasformazione è un altro data frame. Quindi questo ci consente di andare a concatenare tante pipe in modo da fare diversi passi nella nostra trasformazione. Nel caso in cui la declinazione del nome sia diversa nell'inglese americano e British, ci sono entrambe le varianti e queste funzioni, quando hanno dei parametri che non corrispondono a quello che si aspettano, ci danno degli errori che sono tendenzialmente abbastanza significativi. Prendiamo la funzione filter, che è quella che ci permette di andare a filtrare le righe in base a una condizione. Questa accetta una serie di condizioni che vengono considerate in end e vanno a indicare quali righe dovranno essere mantenute rispetto a quelle originariamente presenti nel nostro dataset. Attenzione quando utilizzate le condizioni, perché il singolo uguale e il doppio uguale hanno due significati diversi. Il singolo uguale è un'assegnazione, il doppio uguale è un confronto e a noi interessa il confronto. Per fortuna la funzione filter, ma anche le altre, quando si aspettano una condizione e incontrano invece, come in questo caso, un uguale singolo, ci dicono: attenzione, il primo input non è corretto, probabilmente abbiamo utilizzato un uguale invece di un uguale uguale, e quindi ci indica veramente, forse intendevi usare semestre uguale uguale a 2. Quindi il messaggio di errore è molto puntuale e utile, soprattutto per andare a correggerlo. Altro aspetto a cui prestare attenzione quando andiamo a definire dei confronti è che i valori numerici sono rappresentati con lo standard ISO IEEE 754, che è uno standard che permette di rappresentare i numeri in modo approssimato. Quindi non tutti i numeri reali possono essere rappresentati in maniera precisa tramite i valori floating point. Questo porta a qualche problema nel momento in cui cerchiamo di fare un confronto tra due valori che noi pensiamo possano essere uguali, ma che magari sono diversi a causa di errori di arrotondamento. In questo caso, spesso, invece di utilizzare l'uguale uguale, è meglio utilizzare la funzione near, che fa un confronto con un minimo margine di tolleranza e che quindi ci consente di ottenere dei risultati che sono più legati a quella che è la nostra percezione immediata. Ad esempio, questi due valori, un 49esimo per 49, che ragionevolmente dovrebbe fare 1, oppure la radice quadrata di 2 elevato al quadrato, che ragionevolmente dovrebbe fare 2, se li confronto con i valori 1 e 2 tramite l'uguale uguale, come risultato ho un doppio falso, perché queste operazioni mi portano degli errori di arrotondamento che mi conducono alla fine ad avere un valore che non è esattamente quello che mi aspetterei. Mentre invece se utilizzo la funzione near, come in questo caso, il risultato è quello che invece mi aspetto ragionevolmente. Perché? Perché near usa un margine di tolleranza nel confronto, che è legato al margine di arrotondamento di questo tipo di funzioni. La seconda funzione, definita dal package dplyr, è select, che è in grado di andare a selezionare non delle righe in base a una condizione, ma una serie di colonne, ovvero una serie sottoinsieme delle variabili del nostro dataset. Accetta un elenco di variabili e sostanzialmente va a selezionare solo quelle variabili tra quelle del dataset di partenza. È possibile anche andare a fare una selezione in negativo. Per cui mettendo un meno davanti al nome di una variabile, escludo quella variabile e implicitamente includo tutte le altre. Per fare la selezione posso anche utilizzare una serie di funzioni di supporto, come ad esempio startWith, endWith, contains e numRange, che permettono di andare a verificare le condizioni un po' più particolari, per cui ad esempio andare a prendere tutte le variabili che hanno un certo prefisso, un suffisso, che contengono una sottostringa, oppure che sono formattate con un certo prefisso e tutti i possibili suffissi in un certo range. Tutti questi li posso utilizzare ovviamente per andare a identificare una o più variabili che verranno incluse nella selezione.
È possibile anche andare a rinominare delle variabili all'interno del nostro dataset con la funzione rename, che accetta una serie, una lista di coppie nome uguale nome, dove il primo è il nuovo nome uguale al vecchio nome, quello che è presente all'interno del dataset di partenza. Rename e select sono molto simili, l'unica differenza fondamentale è che mentre rename mantiene tutte le variabili che non sono esplicitamente menzionate, select sostanzialmente se io non menziono una variabile me la scarta. Questa notazione che utilizzo con rename, quindi con nome uguale a nome, quindi nome nuovo uguale a nome vecchio, può essere utilizzata e quindi io posso andare a fare una selezione e un rename contemporaneamente utilizzando un select. Terza funzione che posso utilizzare è quella di mutate, che mi permette di andare a definire nuove variabili oppure di andare a sovrascrivere variabili che già esistono. Per cui in questo caso specifico, ad esempio, vado a definire una nuova variabile che si chiama lecture hours, che è uguale a 10 per il numero di crediti. E vado a ridefinire semester, quindi assegno a semester, quindi sovrascrivo la variabile semester con la trasformazione in fattore della variabile semester con i livelli 1 e 2 e con le etichette associate 1 e 2 in numeri romani. E con questo posso andare a modificare e aggiungere tutte le variabili che mi servono. Ho poi la funzione di summarize, che consente di andare a combinare delle righe, cioè i valori di varie righe, secondo una serie di espressioni. Per cui, ad esempio, in questo caso vado a calcolare la somma della colonna credit e la metto in totale crediti. E numero di corsi è uguale alla lunghezza dell'array della colonna corsi. Ovviamente il summarize può essere utile in questa forma generale, molto più spesso viene utilizzato in combinazione con il group by, dove una volta che io ho fatto un raggruppamento, il risultato è che l'operazione di aggregazione, di combinazione, non avviene a livello di globale di dataset, ma avviene gruppo per gruppo, dove ogni gruppo è identificato da tutti i possibili valori che assume la variabile di raggruppamento. Per cui ovviamente ha senso andare a raggruppare per variabili che hanno dei valori discreti, quindi difficilmente andare a raggruppare per una variabile numerica. E il semestre in questo caso è o 1 o 2. E quindi andando a raggruppare per semestre, poi facendo una mutate, cambiando semestre in questo modo, facendo la summarize esattamente uguale a quella di prima, il risultato è che invece di andare a calcolare il totale crediti e il numero di corsi globale del mio dataset, lo vado a calcolare per semestre. Altro aspetto, qui abbiamo la funzione n, che è un po' più comoda di length di una variabile e ci dà sostanzialmente il numero di elementi che ci sono in quel raggruppamento. Se non c'è nessun raggruppamento, ci dà il numero di elementi totali del dataset. Oltre a n, c'è anche ndistinct, che permette di andare a identificare i valori distinti che ci sono in una particolare colonna, oppure first, last e nth, che permettono di andare a recuperare il primo, l'ultimo o l'elemento che sia in una certa posizione in una colonna, ma limitato a un certo raggruppamento. Abbiamo infine la funzione arrange, che permette di andare a ordinare le righe della nostra dataset in base all'ordinamento crescente di una certa variabile. Se l'ordinamento lo voglio decrescente, posso utilizzare la funzione task, che di fatto inverte l'ordine di una certa variabile. Per cui, ad esempio, questo arrange descending credits mi ordina per numero di crediti decrescente e poi in seconda battuta, a parità di crediti, ordina per semestre. Non avendo detto nulla, è crescente. Quindi in questo caso trovo nel mio dataset 10 crediti per 3 volte, prima il primo semestre e poi 2 volte
nel secondo semestre. Il raggruppamento può essere utilizzato anche per andare a fare un filtraggio, per cui voglio filtrare non sul mio dataset in generale, ma voglio filtrare gruppo per gruppo. Per cui in questo caso, ad esempio, vado a raggruppare per semestre e poi vado a filtrare le righe i cui crediti corrispondono al minimo dei crediti totali del nostro dataset. Ovviamente nel primo semestre ho due corsi che hanno 8 crediti, che è il minimo in quel semestre, e quindi vado a prendere 8. Invece nel secondo semestre ho un unico corso da 6 crediti e quindi vado a prendere quello. Il raggruppamento lo posso anche utilizzare assieme alla funzione mutate. In questo caso le operazioni di calcolo vengono fatte non su tutto il dataset, ma su i raggruppamenti del dataset. Per cui anche in questo caso, dopo aver raggruppato per semestre, posso fare un mutate proprio CFU che mi calcola il numero di crediti diviso la somma dei crediti. Quindi sostanzialmente la percentuale, la proporzione di crediti di ciascuno dei vari insegnamenti. Essendo calcolato dopo una group by, queste percentuali vengono fatte semestre per semestre, per cui i tre corsi del primo semestre sono il 30%, 30%, 38% e la somma di questi fa 100%, quindi mentre invece nel secondo semestre ho 23%, 38 e 38. Okay? Quindi in questo caso il calcolo viene fatto limitatamente a un raggruppamento. Quindi quella somma è la somma dei crediti, ma di ogni raggruppamento. Riepilogando, abbiamo visto come le funzioni nel Tidyverse ci permettono di andare a scrivere in maniera semplice e tutto sommato facile da gestire le tre fasi del cosiddetto wrangling, cioè l'importazione dei dati da file. Abbiamo visto il caso specifico dei file CSV, che sono quelli sostanzialmente più comuni, ma ci sono funzioni ad esempio per andare a leggere dei file Excel o per leggere dei dati che provengono dal database. La seconda fase di tidy, quindi io in cui vado a mettere in forma corretta il mio dataset, e infine la parte di trasformazione in cui vado a operare sui miei dati in modo che siano pronti per la visualizzazione per l'eventuale analisi successiva. E quindi andando a supportare poi una fase di comprensione generale dei dati che alla fine mi guiderà poi alla comprensione che è l'obiettivo finale della visualizzazione. Restano ancora ovviamente una serie di altri package di cui parleremo in una futura lezione.